L'altra volta è partita subito, stavolta no. Buongiorno a tutti, buonasera. Vediamo se questa volta sono riuscita a far partire la diretta, perché un paio di tentativi forse ci sono riuscita. Eccoci qua. Allora, ecco qua. Bene, vedo che c'è qualche cenno, scusate, ma non so per quale motivo. Non era partito bene lo streaming di Facebook. Ogni tanto cambia modalità con cui diciamo ti fa partire. L'altro giorno ho fatto semplicemente con Zoom, clicca, trasmetti in diretta. Adesso ci sta, questa volta mi ha aperto Live Producer e mi ha fatto dare doppio avvio. Va benissimo, comunque. Bene. Ciao Marianna, ciao a tutti. Grazie di essere qui. Allora, di cosa parleremo oggi? Voi sapete che io mi occupo di seguire startup e aziende nella definizione del modello di business, nella ricerca e definizione di miglior mercato e per fare il mio lavoro io incontro e utilizzo, ciao Elisabetta, tantissimi strumenti e stavo proprio riflettendo mentre guardavo questa diretta che fondamentalmente se uno dovesse fare una diretta per ogni strumento di design che è stato inventato, forse non finiremo mai, saremo tutti i giorni qui a fare le dirette su Facebook e quant'altro, perché veramente mentre le preparavo le slide, poi sarebbe anche quello, anche quello, anche quello, anche quell'altro, poi ho detto ok, iniziamo dal primo e cerco di fare selvaggia. Allora, dovreste riuscire a vedere già il mio schermo, quindi in condivisione. L'Empathy Map non è ovviamente uno strumento che mi sono inventata io, ci mancherebbe altro, quindi ci sono ben altre persone che si occupano di sviluppare questi bellissimi canvas, però io sono di quelle, diciamo, che se ne è approfittato e siccome nei miei studi l'ho incontrato e l'ho avuto anche occasione di applicarlo, ho pensato di condividerlo con voi. Perché secondo me è utile far chiarezza nel processo di value proposition, definizione della value proposition. Allora, brevemente, qualche slide su di me, così mi presento anche magari a chi nel gruppo e non mi conosce, e poi parto velocemente a dirvi come potete integrarlo nel vostro processo di analisi del cliente. Allora, il mio background, io sono laureata in lingue e teatro straniere, pensate in inglese e in tedesco, ma ho avuto una grandissima passione, diciamo, per il lato business, per come funzionavano gli ingranaggi delle aziende, per come riuscire a risolvere problemi complessi da subito. Quindi ho affiancato la passione letteraria, quindi tipo tutto da biblioteca, nascosta in mezzo alla polvere a cercare i libri rari mentre faceva la tesi e quant'altro, a quello per, ok, però con quello che ho imparato, vorrei fare qualcosa di utile, soprattutto per la società, quindi diciamo sono un po' animata da questo spirito. Ho vissuto a Milano per 9 anni, mentre ero a Milano mi sono iscritta al MIP e ho frequentato per 2 anni un executive MBA. L'executive MBA è pensato per chi lavora e quindi non ha possibilità di seguire full time per 2 anni un MBA normale che normalmente si fa post università. Quindi, quando si arriva a un certo livello di sviluppo del proprio lavoro, è possibile, iscriversi quindi a un MBA che ha un livello, diciamo, più superiore, ma soprattutto molto più, pratico, no, nell'approccio, che quindi ti permette di imparare e applicare subito quello che stai facendo. La mia passione per le startup nasce da tempo, quindi non è che sono novizia, anche se ufficialmente è un anno che ho iniziato a lavorarci in modo facendo il mio lavoro principale. Mi sono certificata inizio anno al PoliHub, frequentando i vari percorsi, quindi sono startup expert. E siccome ho frequentato l'MBA, mantengo attiva la mia formazione, sono iscritta, quindi ex professionista, ex lege. E al registro praticamente a IMBA, che è il registro di tutte le persone che hanno preso un MBA con le specifiche in market management e innovation management, giusto per fare un po' il punto della situazione. Di cosa mi occupo? Quali sono le mie passioni? Quindi lo startup mentoring che ho iniziato a fare da tantissimo tempo, business advising e, come dicevo, anche market intelligence.
due collaborazioni. Da qualche mese collaboro con Startup Geeks come mentor del loro programma Startup Builder, e qualche giorno fa poi sono contattata da Faster Capital e adesso spero di iniziare nel 2021 anche la collaborazione con loro. E si tratta di un incubatore virtuale a Dubai che applica l'approccio co-funding e co-founding, quindi sono sia finanziatori sia soci tecnici per le startup che hanno, per i founder che hanno un'idea ma magari non hanno le competenze tecniche. Allora, l'esercitazione. Ho preparato un file su Google Drive di cui avete il link sull'invito di questo evento. Se poi ve lo posterò anche finita questa diretta sotto tra i commenti, dove ho definito un percorso che serve a ragionare e arrivare alla value proposition un po' più consapevoli, perché spesso si arriva con le esercitazioni di design thinking a dare il modello di strategizer, che è quello probabilmente più conosciuto, no? Quindi c'è la parte del cerchietto che rappresenta il cliente e c'è la parte del quadratino che rappresenta la value proposition, ovvero la nostra offerta, quindi la nostra soluzione al problema del cliente, però devo dire che è un canvas abbastanza complicato, soprattutto per chi non l'ha mai fatto, per chi non ha un approccio analitico, per chi insomma si trova un po' alle prime armi, magari anche un po' confuso sulla definizione del tipo di cliente a cui vuole rivolgersi. Per cui l'esercitazione praticamente non ho fatto altro che trascrivere in tre fogli diversi sulla stessa cartella di Google Drive tre tool che adesso andiamo a vedere. Perché secondo me questo è un percorso utile che aiuta anche un po' a riflettere e a ragionare, perché non si può pensare, secondo me, con 2 ore di brainstorming, attaccare post-it, di riuscire ad arrivare ad avere una risposta. Ci vuole tempo, bisogna meditarla e poi chi di voi già è un imprenditore oppure si occupa di marketing strategico o segue clienti, sa benissimo che in realtà non c'è una soluzione unica. Il mondo attorno a noi cambia, il mercato cambia, cambiano anche i nostri clienti. Quindi, se siamo partiti al giorno zero con un'offerta pensando che andasse bene per un target di clienti, se passato, arrivati a fine anno ci troviamo a fare la sintesi di quello che è successo analizzando un pezzo di nostro possesso. Questo lo dico perché è un po' successo anche a me, ci rendiamo conto che in realtà siamo partiti con un'idea a gennaio, arrivati a dicembre, siamo stati cercati da persone che avevano altri bisogni e la domanda che uno dovrebbe porsi è: ok, ho comunicato male quello che so fare, quindi il mio prodotto, la mia soluzione risponde al problema delle persone che ho identificato a gennaio, ho sbagliato a comunicare per cui quello che era il mio target non mi ha capito, oppure semplicemente invece la mia soluzione va benissimo, ma l'ho comunicata e a un altro target va ancora meglio. Quindi, nella vita di un imprenditore, di un professionista che usa un po' questo approccio lean, capiterà di mettersi in discussione tantissime volte. Non c'è niente di male, fa parte un pochino del gioco. Quindi il primo strumento che vi voglio presentare è il Customer Problem Statement. Questo io l'ho disegnato con Miro, si vede il loghino qua in basso, che è uno degli strumenti collaborativi che si possono usare tranquillamente, quindi per la definizione e collaborazione. È abbastanza complesso, diciamo, se vi serve un tool, modello lavagna, collaborativo per fare gli sprint, il design thinking e quant'altro, non vi consiglierei di partire da Miro se voi non siete, o da Mural se non siete abituati a ragionare con un certo approccio. Partite, come spesso mi capita fare con i clienti, con le Google Jamboard, che sono veramente basiche, però racchiudono, diciamo, il 90% dei bisogni delle persone. Quindi, se mai vi dovesse capitare per voi stessi che per altri, partite, insomma, da uno strumento un po' più easy da gestire. Poi, se invece siete abituati a lavorare
vi piace anche usare il metodo un po' più collaborativo, un po' più strutturato, sicuramente Miro e Mural, che sono, diciamo, i più famosi, e da questo punto di vista vi permettono di fare, insomma, molte più attività, sono molto più collaborativi. All'interno di Miro voi potete anche far partire le video call, le condivisioni, quindi non dovete connettervi come sta facendo adesso con Zoom e poi aprire la lavagna, ma direttamente da lì potete farlo. Ovviamente la versione base è limitata, perché c'è ovviamente una versione gratuita su tutte. La versione a pagamento permette di fare tantissime cose. Detto questo, come tutto quello che riguarda un po' il mondo business, soprattutto il digitale, oggi come oggi, il mio consiglio è sempre sperimentare, 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 perché gli strumenti ce ne sono tantissimi. Alle volte, dopo un po' di uso, ci abituiamo, ci piace più uno strumento rispetto all'altro, però non accontentiamoci, cerchiamo sempre un po' di indagare se ci sono opzioni nuove che ci possono piacere, perché magari potrebbe essere una soluzione utile per noi per organizzarci meglio, ma soprattutto potrebbe essere un tool da proporre magari a un potenziale cliente. E quindi comunque è importante restare sempre aggiornati su quello che c'è in giro. Allora, il Customer Problem Statement, come vi dicevo, serve un po' a definire, statement è un po' la dichiarazione, no? Del problema del cliente a fare un po' mente locale. E è composto da 5 blocchi, quindi come se fosse una domanda guidata, non sapete. Quindi inizia con I am, io sono, quindi ovviamente nell'approccio vi dovete sempre mettere customer centric, quindi il cliente al centro, e voi dovete pensare di essere il cliente, perché poi ovviamente parliamo di empathy map, di empatia, quindi l'approccio è un po' questo: se voi non vi mettete nei panni del vostro cliente, difficilmente riuscirete a capire quali sono i suoi problemi, le sue difficoltà nell'espletare quello che deve fare, nel raggiungere i risultati che vuole raggiungere. È importante che se voi non ricadete nella stessa categoria del vostro cliente, che lo analizziate bene, facciate prima ricerca, sia facendo un po' di analisi di sentiment, quindi sui social media cercate di identificare le caratteristiche che può avere, cosa scrive, di cosa si lamenta, oppure facendo le interviste, facendo i questionari, oppure ancora meglio sarebbe alle volte anche coinvolgere qualcuno del team, avere nel team qualcuno che ha effettivamente questo problema, soprattutto quando la soluzione, il problema che volete risolvere non è un problema tanto funzionale quanto di quelli invece che impattano dal punto di vista dell'emotivo, dell'emotività, socialità e di valoriale. Quindi in cui è veramente molto più difficile, no, andare oltre alla mera meccanica di quello che si sta offrendo. E questo vale soprattutto davvero per chi offre servizi. Perché noi che offriamo servizi ovviamente non abbiamo un prodotto tangibile, niente che possa essere valutato, no? Voi sapete, andate al supermercato, decidete di comprare un prodotto, avete la possibilità, ovviamente nei limiti delle leggi sull'igiene e del packaging, perlomeno di toccarlo, di sentire se è pesante, se è leggero, il colore vi piace, il profumo, c'è una sensorialità. È il momento del servizio, purtroppo non è così. Voi vi accorgete se il servizio è quello giusto per voi dopo che l'avete comprato, dopo che è stato iniziato ad essere erogato il servizio e alle volte dopo che è finito, perché gli effetti di un servizio spesso si vedono anche dopo la fine del servizio stesso. Quindi proprio per questo è molto difficile valutarlo e serve che chi offre servizi analizzi molto molto bene. Quindi, tornando alla nostra definizione sul cliente, sul vero cliente, il primo box dice io sono, quindi devo definirmi, sono innanzitutto quindi una persona, un professionista, un manager, una mamma, un anziano, uno studente. Quindi, questo ovviamente potete rispondere se avete analizzato bene, avete raccolto i dati prima. La seconda qua ci dice cosa sto cercando di fare, e poi arriva il punto del dolore, del problema. Quindi sono una persona, un qualcosa, un qualcuno, sto cercando di fare qualcosa, ma trovo un ostacolo. Ma qui è
il nodo centrale, quindi non è facile spesso riconoscere cos'è che ci blocca, quindi cosa blocca il nostro cliente nel raggiungere il risultato che vorrebbe. Quindi dobbiamo identificare il momento del problema, in cui si verifica il problema, capirne la causa, perché il quarto box dice because, perché, e l'ultimo, quindi cercare di capire qual è il motivo. E l'ultimo, che è il più importante, which makes me feel, che mi fa sentire, quindi quali sensazioni prova, come si sente. Perché dicevamo prima, i sentimenti e le emozioni sono importantissime per quanto riguarda praticamente l'analisi del cliente. Non dimentichiamoci che, perlomeno noi, nel mondo occidentale, abbiamo soddisfatto più o meno tutti i bisogni primari, quindi dobbiamo lavorare ovviamente su tutto, prendendo come spunto la scala di Maslow, su tutti gli altri bisogni, no? Quindi è difficile identificarli. Quindi le sensazioni, le emozioni, quello che prova il vostro cliente è fondamentale ed è importantissimo. Da identificare e su cui dobbiamo assolutamente lavorare. Andando avanti, veniamo a vedere esattamente invece l'Empathy Map. Quindi, come vi dicevo, l'Empathy Map Canvas, l'avrete probabilmente vista anche in altri disegni, quindi con altre forme, ha comunque al centro la testolina, no, del cliente. E all'esterno del cliente, diciamo in modo orario, delle domande a cui rispondere, per poi finire con le due domande centrali che sono dentro la testa del cliente. Quindi anche qua sono numerati i passaggi, va assolutamente rispettato l'ordine dei passaggi. È uno strumento di visual thinking, quindi come gli altri canvas va normalmente fatto appeso al muro, oppure stampato comunque in un grande formato, A1 o A0, in un modello di brainstorming, possibilmente di gruppo, perché voi sapete che facendo il brainstorming in gruppo è possibile ovviamente stimolarsi a vicenda e avere una maggiore efficacia dal punto di vista della creatività e delle proposte che ne vengono fuori. Quali sono i punti su cui si lavora con l'Empathy Map Canvas? Allora, il primo domanda è sempre la stessa, diciamo, si parte sempre dal chi, quindi anche qua dovremo andare a definire chi è il target su quale stiamo lavorando, chi è il nostro cliente, una definizione, diciamo, modello persona del marketing, quindi per capire più o meno in modo più preciso su quale persona ci stiamo indirizzando nella nostra ricerca. La seconda domanda, ovviamente, siamo sempre là, l'abbiamo visto col Customer Problem Statement, è che cosa devono o cosa vogliono, cosa hanno bisogno di fare, no? What do they need to do? E anche qua dobbiamo essere abbastanza precisi, possibilmente, nella definizione di quello che loro vogliono fare, quali sono gli obiettivi che vogliono raggiungere. Ma non mi soffermerei tanto su questi primi due punti, che sono sì fondamentali, ma che sono comuni comunque a molti altri canvas, abbiamo visto con quello precedente, lo vedremo poi alla fine anche sul Value Position Canvas. Ma andrei a lavorare sugli altri quattro punti, quindi quelli in senso orario, che sono sulle caselline bianche. E la prima domanda è che cosa vedono? Quindi in cosa si differenzia questo canvas rispetto agli altri, in cui ci forza veramente la mano nel metterci nella testa del nostro cliente, perché dobbiamo anche ragionare su cosa prova con i suoi sensi. Quindi, che cosa vede? Cioè, immaginate di mettervi gli occhiali, no? Come faccio io, gli occhiali del vostro cliente, e di guardarvi intorno. Quindi, mentre il cliente vuol raggiungere quindi il suo obiettivo, quello che abbiamo definito al punto 2,
Che cosa vede? Cosa vede intorno a sé? Cosa vede? Cosa fanno le persone intorno a lui o intorno a lei? Come interagiscono? Che ambiente, banalmente, no? Quindi si trova in un ambiente chiuso, all'aperto. Questo ci serve ovviamente a capire anche come l'ambiente intorno alla persona impatta, no? Sulle sue decisioni, sulle sue sensazioni. Ma anche, vediamo al punto 4, che cosa dicono. Perché spesso noi siamo un po' troppo, vediamo il cliente troppo dal nostro lato, no? Tendiamo a, come si dice, mettere in bocca al cliente le risposte che vorremmo. È un meccanismo compensativo spontaneo, quindi. Per cui cosa succede? Ci aspettiamo che il nostro cliente in determinate situazioni dica quello che noi ci aspettiamo, perché quello che noi gli facciamo dire ovviamente matcha con quella che è la nostra soluzione, no? Quindi, ah, il mio cliente ha questo problema e dice, pensa e dice queste cose, e guarda qua, c'è già un prodottino pronto che risolve e risponde alle sue esigenze, a quello che mi dice. Quindi mi chiedi questo, ti do quest'altro. Quindi fare moltissima attenzione, e l'empathy map ci aiuta a farlo, perché ci fa veramente uscire da noi stessi e ci fa mettere, come si dice, no? Nei mocassini, no? Camminare nei mocassini del nostro cliente per ragionare e capire molto bene come si muove e l'ambiente in cui si trova. Quindi abbiamo prima visto, per capire, la prima domanda era che cosa vedono, quindi come se noi vedessimo con gli occhi del nostro cliente, che cosa dicono nel contesto in cui si muovono, che cosa fanno. Voi sapete che anche uno degli approcci di Strategizer, di Osterwalder, è di dire che noi dobbiamo metterci come se fossimo un detective, a seguire il cliente, il nostro potenziale cliente, osservandolo per 24 ore, no? O giù di lì, a distanza, no? Come se fossimo un investigatore privato che lo spia e quindi prende nota di tutte le sue azioni. Ecco, questo è un po' il nostro approccio anche qua. Quindi per sapere che cosa fanno, noi li dobbiamo osservare. Li dobbiamo osservare tenendo conto, registrando tutti i dati, tutto quello che loro fanno, senza applicare mai il giudizio, perché sapete che quando si applica poi il giudizio si rischia di sbagliare, perché cioè, ci sono i nostri bias, no? Sul nostro giudizio. L'ultimo punto del quadrante esterno è che cosa ascoltano. Quindi torniamo ai sensi, no? Da una parte vedono, adesso ascoltano. Perché è importante indicare anche che cosa ascolta il nostro cliente? Perché l'ascolto ovviamente influenza quello che lui ascolta in modo volontario e anche involontario, no? Perché sottoposto a quel tipo di ambiente lo influenza. Quindi voi immaginate, no? Se fosse il vostro cliente fosse un operaio nella fabbrica di bulloni, tra quello che ascolta anche un gran rumore di sottofondo, per cui banalmente uno dei servizi, i prodotti che potete offrire sono le cuffiette, no? Quella protezione dell'udito, quindi ora per estremizzare ovviamente il concetto. Però c'è anche da dire, no? Quindi se il vostro cliente si trova a vivere come me in campagna, sentirà attorno a sé, oltre a i rumori, no? Un po' di traffico, non troppo, però sentirà attorno anche ad esempio gli animali, no? Sentirà gli uccellini che cinguettano, il fiume, alcune persone in base se si trova in una zona più o meno affollata. È ovvio, se è in città, ci sono, ad esempio, il traffico è il primo dei rumori, sente le persone che strillano, sente i litigi dei condomini banalmente, no? Quindi se stiamo parlando ovviamente di persone, se parliamo in un contesto professionale, è ovvio, no? Come dicevamo prima, che il fatto che si trovi in una fabbrica o che si trovi in un ufficio, si trovi in un open space o all'ufficio personale, sono tutte attività che impattano. Perché? Perché quello che noi proviamo con i sensi non solo ha un effetto fisico su di noi, e quindi ovviamente anche sul nostro cliente, ma assolutamente un effetto anche poi sulle emozioni, no? Quindi se sono in un ambiente particolarmente rumoroso, non solo perdo l'udito, ma sono anche tanto stressato, perché l'ambiente rumoroso non mi permette di pensare,
ovviamente, di concentrarmi, di fare lavoro di qualità. Pensate, no, in un ufficio in cui sei in un open space, in cui sei continuamente interrotto. Non solo ti dà fastidio perché senti i clienti che parlano o passano davanti alla tua scrivania come se fossi in porto di mare, no? Quindi tutti si fermano a chiacchierare, ma direttamente questo influenza come lavori, no? Il ricevere le infinite notifiche, telefoni che squillano, messaggini, ping pong delle mail e quant'altro. Quindi assolutamente importante. E questo ci porta agli ultimi due quadranti, anzi l'ultimo quadrante in realtà è il settimo, diviso a destra e a sinistra, in cui la risposta alla domanda è quella proprio che cosa pensano. What do they think e feel, quindi cosa sentono a livello di emozioni, perché tutto questo ambiente esterno intorno a loro, mentre sono alla ricerca di fare quello che devono fare, influenza anche i loro pensieri e le loro sensazioni. Ricordiamoci che l'ambiente, in cui viviamo, la cultura di cui facciamo parte, fanno tutto, gioco nel creare noi stessi, quindi no? Il vivere in un ambiente in cui ci sono molti stimoli, no? Aver fatto tante esperienze e quant'altro ci rende molto più aperti mentalmente rispetto a chi invece si è magari no? È più limitato insomma, nelle sue esperienze, perché comunque non si è confrontato con altre persone, con altre lingue, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente è importantissimo prendere in considerazione tutto questo, quest'ambiente. Quindi, se siete persone che generalmente non sono molto empatiche, quindi non tendono a pensare prima di parlare, non tendono a ragionare mettendosi nei panni degli altri, non tendono a prendere in considerazione eventuali situazioni che possano, non dico giustificare, perché giustificare non è il termine giusto, ma comunque influenzare alcuni comportamenti. Tant'è che l'empathy map, ora, questa sera ne stiamo parlando nell'ambito del cliente. È uno strumento che si può usare benissimo anche per mappare l'ambiente di lavoro. Quindi non solo il cliente esterno, quello come dicevo, no, che compra i nostri prodotti o servizi, ma anche il cliente interno, di cui il primo ovviamente sono i dipendenti. Se ci sono situazioni di analisi del clima, di soddisfazione dei dipendenti, situazioni particolari in cui c'è molta tensione, c'è molta difficoltà. Sicuramente un esercizio di questo tipo che coinvolge manager e persone di un team, quindi lavorandoci a modello di team, aiuta molto a far emergere le problematiche. Troppo spesso, purtroppo, le aziende sono prese, no? Come modello di cui io criceto che corre la ruota, no? Alla ricerca continua dell'equilibrio, di ovviamente raggiungere risultati, perché non si, la ricerca, diciamo, il bisogno di raggiungere il break-even, quindi no? Un equilibrio economico e finanziario, porta un po' a lungo termine a triturare tutto quello che non è facilmente quantificabile, no? E il dipendente, inteso quindi come persona, quindi non come con quel tipo di contratto, ma persona all'interno dell'azienda, spesso finisce un po' in questo circolo vizioso. È assolutamente importante prendere in considerazione invece che queste sono azioni che, se trascurate, quindi se si trascura oggi, domani e dopodomani, cosa si ha come conseguenza? Ovviamente, no? L'abbassamento delle prestazioni, le persone che si distaccano, non si trovano nei ruoli dell'azienda, eccetera, eccetera, tutte le problematiche che chi si occupa di HR o chi è un imprenditore purtroppo conosce benissimo e su cui insomma si deve assolutamente lavorare. Se c'è qualcuno, ci sono domande per adesso, perché no, se ci avete domande ovviamente potete farmele, poi vi rispondo anche più avanti senza nessun problema, quindi scrivetemi sotto il post o mandatemi un messaggio. Vado verso la conclusione, perché a questo punto avete fatto, come dire,
dicevo, il customer statement, abbiamo fatto questo, quindi abbiamo fatto una dichiarazione su quale potrebbe essere il problema del cliente. Ci siamo messi nei panni del cliente, quindi abbiamo fatto l'approccio empatico. Adesso arriviamo all'ultimo canvas, quello che forse conoscono più le persone, si conosce di più, è più famoso, è il modello di Strategizer, adesso vedete qua c'è il login, che è quello di Position Canvas. Ecco, se avete fatto bene l'empathy map, la parte del cliente, poi vedete che sono tutti disegnati con la testina uguale, tra l'altro, quindi questo design è anche molto simile. Fa sì che nella parte di definizione del customer job, quindi qual è il ruolo del cliente, voi siate in grado di definirlo con maggior facilità, perché soprattutto a definire quali sono i pain e i gain, no, del cliente. Ne parlavamo prima, in linea generale, ogni persona, ognuno di noi, cerca di raggiungere un determinato obiettivo, di fare qualcosa. Che può essere, come dicevamo, funzionale, emotiva, sociale o quant'altro, nel farlo incontra delle difficoltà, purtroppo, e questo porta ad avere dei punti di dolore, di sofferenza, e a sperare invece di avere del guadagno, quindi delle cose positive, nei famosi pains and gains. Quindi, dal lato. Qui passo direttamente dal lato della position, quindi vedete il quadrato, il mio pacchettino infiocchettato. Cosa dobbiamo fare, no? Ovviamente? Creare la pillolina, no? Che in inglese pain relievers è praticamente l'antidolorifico, quindi, no? Creare un antidolorifico, quindi qualcosa che neutralizzi i problemi del cliente, e dall'altra parte gain creators, quindi qualcosa che crei valore per il cliente. Quindi, facciamo l'esempio che nel fare la propria attività il nostro cliente abbia come difficoltà quella di perdere troppo tempo nel fare le cose. Quindi devo nel mio lavoro, io perdo tanto tempo a fare certe attività e quel tempo è tempo che io vorrei recuperare, perché ovviamente al lavoro voi sapete, no, che il tempo è denaro. Oppure magari perché quel tempo io voglio dedicarlo alla famiglia, voglio dedicarlo per andare a fare yoga, per andare a correre sul naviglio. La vostra soluzione, se fa risparmiare tempo al cliente, quindi gli toglie un problema, perché quindi quando parliamo di pain relievers parliamo di risparmio. Quando parliamo di gain creator parliamo di creazione, invece, no? Di valore. Quindi cosa sono i valori di cui parliamo? Ovviamente a livello di tempo, a livello di risorse, a livello di soldi. Questi sono, diciamo, i tre macro argomenti che credo facciano contenti più o meno tutti i tipi di clienti. Dopodiché ci sono quelli che agiscono sulle emozioni, quindi se io risparmio tempo, quindi primo vantaggio, ti faccio risparmiare tempo, quindi ti tolgo un dolore che è il troppo tempo che perdi, di conseguenza se ti faccio risparmiare tempo, tu quel tempo lo puoi dedicare a andare a fare yoga e ti faccio guadagnare non più su un'attività funzionale, ma su un'attività che impatta la tua salute, quindi ti faccio star bene anche fisicamente e emotivamente. E guarda caso, se tu fai anche yoga con, che ne so, qualcuno, un personaggio famoso, ti faccio anche dare valore, no? Perché ti fai la figa o fai il figo che guarda, io riesco ad andare in classe, la stessa classe in cui c'è Pinco Pallino, quindi no, ti faccio guadagnare tutti i punti di vista. È da fare attenzione. Quindi nell'approccio vedete che il Value Proposition Canvas, qua in alto si vede bene che c'è il Business Model Canvas, no? Corrisponde quindi ai due dei nuovi segmenti che sono all'interno del Business Model Canvas, quello del Customer Segment, vedete il segmento dei clienti, e di là Value Proposition, che è proprio quello in mezzo centrale, quindi quello più estrema destra e quello in mezzo. Si parte, come dicevo, normalmente dal cliente, da cui noi siamo già partiti con gli altri due canvas precedenti, per arrivare poi a dare un riscontro, perché ovviamente quando arrivate qua voi avete già identificato cosa fa, quali sono i suoi problemi, dovreste fare una scelta, perché ovviamente, soprattutto se lo fate in gruppo, vi usciranno fuori una ventina di gain e una ventina di pains, alcuni simili, quindi no, alcuni invece molto diversi.
Voi non dovete lavorare su tutti, mi raccomando, non perdete tempo, cioè non è che se vi vengono 20 risposte dovete trovare una soluzione a 20 problemi, se no 20 e 20 fa 40, non ci siamo più. Grandissimo dispendio di tempo e di energie. No, il modello Lean Canvas, il modello Lean Startup non è così. Voi li mettete in ordine di priorità, di importanza e si lavora su primi 1, 2, 3. Insomma, a seconda, 5, a seconda, no, delle risposte che avete. Quindi, quando voi vi mettete poi a lavorare nella vostra value proposition, i game creators e i pain relievers partite a idearli rispetto ai pain e gain che avete selezionato dopo la cernita. Quindi non fate l'errore, come spesso viene fatto, di pensare a un prodotto che debba rispondere a tutti i problemi del cliente. No. Innanzitutto, che credo sia impossibile, e se lo fate veramente rischiate di perdere focus e concentrazione. Perché cos'è che valuta il cliente? Mettetevi sempre nei panni di chi dovrà acquistare il vostro prodotto o servizio. Riconosce, deve poter riconoscere da subito che ha quel problema e che il vostro prodotto è una soluzione diretta al problema principale. Se pensa che il vostro prodotto è un po' un tuttologia, una fuffologia, una troppologia, voi rischiate di perdervi totalmente, il cliente, perché dice sì, potrebbe andare bene, ma ecco, il ma vi brucia praticamente, no? Perché il cliente ha dei dubbi e non è sicuro, non è convinto che sia la soluzione giusta. Quindi fate il brainstorming lato cliente, soprattutto se venite dagli altri due canvas, è molto più facile. Quando siete sicuri di quali sono quelli prioritari, allora e solo allora vi mettete qua sulla parte della value proposition a ragionare su quali potrebbero essere soluzioni ai problemi che facciano risparmiare e guadagnare il vostro cliente, lavorando solo su problemi prioritari. E in modo che sia chiaro, che far passare poi in modo chiaro questo problema al vostro cliente. Un altro punto, come dicevo all'inizio, capiterà che voi avete identificato dei bellissimi problemi, avete trovato anche delle soluzioni favolose, ma iniziate a comunicare e vi rendete conto che invece il problema, la persona, il target a cui state comunicando è insensibile alla vostra comunicazione. Capita. Quindi potete aver fatto tantissimi test, tantissimi questionari, tantissime interviste. Non è un significato che quello che fate sia sbagliato a priori. Voi sapete che nel modello di sviluppo del portfolio dei prodotti si hanno poi, ne parleremo nella fase di validazione, quindi quando venerdì vi parlo della Javelin Board, che si hanno tre opzioni diverse. Quindi avete beccato subito colpo, però ve lo auguro, diciamo, è quasi mai così. Ci avete preso così così, vi rendete che non avete i risultati che vi aspettavate. Cosa potete fare? Quella che si chiama il pivot, quindi chi gioca a basket sa che è il classico movimento in cui si gira, no? Chi ha la palla si gira cambia direzione. Nella startup e nel business in generale è la stessa cosa, quindi siete partiti dritti così, a un certo punto vi siete accorti che non andavate con l'inclinazione che volevate subito salitona, ma state stentando un po'. Quindi fate le vostre analisi, fate delle aggiustatine, no? Quindi del fine tuning, cercando di capire se il problema è non ho identificato bene il cliente, oppure non ho identificato bene i suoi problemi, oppure non sto dando le risposte che si aspetta, e cambiate, diciamo, la direzione su cui state andando. L'ultima opzione, ovviamente, è quella del fail, quindi l'abbandonare e se si usa un approccio lean, anche questo non è troppo doloroso. Ovvio, buttare via il lavoro fatto non fa piacere a nessuno, e spesso non si tratta neanche di un buttare via, si tratta di un tenere un attimo da parte, fare mente locale, decidere
se riprendere o non riprendere, ma come. L'importante, e questo ve lo dico perché spesso ci si innamora così tanto della propria idea, così tanto del proprio progetto, che non si vedono i punti deboli e non ci si rende conto che persistendo troppo si stanno buttando via energie, tempo e soldi. Quindi un occhio attento su dove stiamo andando nel nostro business è fondamentale. Questo chi lavora in modo un po' più strutturato lo sa, però è fondamentale che sia chiaro un pochino a tutti. Non dedicate tempo ed energia, perché poi anche se non ci mettete direttamente dei soldi, state comunque buttando via indirettamente dei soldi, perché potreste dedicare le stesse ore a fare un'attività più remunerativa o semplicemente remunerativa, perché se adesso non siete pagati, neanche quella, per cui non incaponitevi sulla vostra idea. Le idee sono tutte belle nella parte teorica, quello che fa la differenza è poi come si mettono in pratica. Quindi magari non avete cannato, però vi siete persi un po' per la strada, vi siete un po' disorientati, no? Come era che diceva il gatto d'Alice, no? È facile sapere dove devi andare, se sai dove devi andare, quindi è un po' il principio questo. Quindi l'empathy map è sempre uno strumento utile anche in questo caso, quando voi siete confusi, perché siete andati direttamente da c'ho una bellissima soluzione, o trovo qualcuno che c'è il problema a cui fare il match con la soluzione. Ecco. Se dopo qualche mese che vi siete mossi, iniziate a muovere sul mercato, vi rendete conto che le cose non vanno come aspettate, fate un passo indietro e invece di usare il Value Proposition Canvas, che vi dicevo può essere un pochino complicato per fare l'analisi, tornate indietro, usate l'empathy map e ragionate per capire se effettivamente vi siete persi qualche passaggio. Non c'è niente di male. Alle volte capiterà anche che voi, come dicevo, avete un prodotto o un servizio molto bello, lo state però vendendo al mercato sbagliato. Invece ricevete dei feedback, e qui è sempre il discorso del non incaponirvi sulla vostra idea, ma aprire i vostri orizzonti a 360 gradi, perché vi capiterà anche che invece venite contattati da persone che non sono nel target che avete nella vostra testa, ma che si rivelano invece il vero target del vostro prodotto o servizio. Non so se voi conoscete gli orologi, diciamo gli smartwatch di Empatica, se non li conoscete andateli a cercare. Empatica, adesso vediamo se riesco a condividervela, adesso cambio un attimo la condivisione e ve la faccio vedere, ve lo trovo un attimo qui su Google. Allora, i prodotti di Empatica sono nati all'inizio come un eccolo qua, arrivo a Empatica Medical Device, eccoli qua. I prodotti di Empatica dovreste riuscire adesso a vederli. Sono nati praticamente come all'inizio come un prodotto per gli sportivi, quindi uno smartwatch d'avanguardia qualche anno fa, nella fase di validazione, quindi loro facevano le interviste negli Stati Uniti, intervistando, no, atleti o comunque, no, persone che pensavano che sarebbe interessante avere uno smartwatch, quindi molto prima di quello della Apple o di altri wearable. Poi sono arrivati dopo, ma non riuscivano a quagliare il mercato. Quindi, durante cosa è successo? Insistevano, insistevano e non trovavano la quadra. Finché, durante le varie interviste, intervistando una mamma, praticamente cosa è emerso? Che lei aveva un bambino epilettico. Questi orologi permettono di identificare
la crisi epilettica prima che avvenga. Quindi voi immaginate come un prodotto nato per lo sport in realtà cambi destinazione, quindi in realtà fa sempre le stesse cose, diciamo in linea di massima, ma cambia totalmente il target. Quindi questo è fare il pivot, cioè il prodotto poi è stato sviluppato, dovreste riuscire adesso a vedere il sito, loro hanno iniziato proprio, no, per, vedete, il segnale. Perché cosa permette? Se il bambino, il problema del bambino epilettico qual è? Che nel momento in cui è fuori casa e si trova a scuola a fare sport o quant'altro, le persone si accorgono della crisi nel momento in cui avviene la crisi. Quindi il caregiver non può interagire prima. Con questo strumento si hanno i segnali che avvisano che sta per arrivare la crisi epilettica, il che significa che il bambino non cade a terra facendosi male. Quindi se gli adulti ovviamente lo sanno, perché si tratta poi di una questione medica e monitoraggio, è possibile fare questo. Voi immaginate passare, quindi questo è quando si parla di early adopter, no? Quindi persone che... Ok, io volevo usarlo perché è importante per lo sportivo sapere i battiti, sapere la respirazione, poter fare l'attività mentre sta correndo, rispondere al cellulare e quant'altro, ma non riesco a trovarli perché le persone o non sono pronte, o non sono famose, o non sto guadagnando il problema. In questo momento, invece, tu stai andando in un mercato che è prontissimo per comprarti, perché nessun genitore non spende 300, 400, 500 euro, se ha un bambino che va a scuola, che esce di casa per un problema simile. Per cui è arrivare come, ok, ho capito che non dovevo incaponirmi su quello che stavo facendo, perché ci stavo spendendo tanti soldi e tanto tempo, e ho capito che invece c'è un mercato molto più maturo, perché è pronto per comprare. Quindi non devo farlo crescere perché è lo sportivo che non sapeva che esisteva lo smartwatch e quindi gli devo spiegare cosa fa, lo devo educare. Ma un mercato che è pronto, quindi capisce subito i benefici e è disposto a pagare. Quindi questo è quello che vi dicevo, la differenza nel fare pivot, nel affrontare diversamente quello che invece andrebbe fatto. Questo è importante e ve lo voglio dire. Questo ovviamente è un esempio un po' particolare, anche piuttosto famoso, che riguarda insomma una startup, però assolutamente su questo non ci sono, non è insomma l'unica che ha fatto questo approccio. Questa la racconto perché è molto famosa. Viene spesso raccontata, quindi quando si fanno anche corsi, e soprattutto perché vi fa capire come l'importanza di capire, raccogliere feedback da quelli intorno a noi. Se loro si fossero incaponiti, dice, vabbè, ma è una mamma, chi se ne frega, ho fatto 100 interviste, 1000 interviste. Invece loro hanno saputo cogliere poi la potenzialità di quello che accadeva invece intorno a loro. Quindi vado verso la fine di questo workshop perché ho detto fino alle 8 e non voglio andare lunga. Questi sono i miei contatti, quindi chi è qua, poi sapete che potete mandare un messaggio, rispondo, qualsiasi, non c'è nessun problema su Facebook, su Messenger, potete seguire sul sito, quindi XXR Pro. Potete mandare una mail, se volete mandarmi una mail, e mi trovate su WhatsApp al cellulare. Vi ringrazio per la pazienza e per il tempo. Se avete domande su questo webinar, scrivetemi. Ci aggiorniamo poi domani, quindi continuerò a tempestarvi questa settimana di informazioni. In realtà non solo questa settimana, anche altre. Vorrei riuscire a fare delle dirette, sia ho iniziato adesso con le interviste, sia mie in cui vi spiego un po' degli strumenti, dei tool e degli approcci un po' più con una certa frequenza. Perdonatemi se non riesco ad essere sempre costante, ma veramente la vita da solopreneur, come si dice, è veramente un'avventura perché ci vorrebbero i giorni da 48 ore. Quindi, quando si è contenti che si lavora con i clienti, si è contenti, però quando si sta lavorando,
si ha spesso difficoltà, no, a fare tutta quest'altra parte, che invece a me piace tantissimo perché è una delle attività per cui faccio, motivo per cui faccio il mentor per startup, è proprio la condivisione. E questo secondo me dovrebbe essere un obiettivo di molti professionisti, quindi non sto dicendo non lavoro perché ne fanno schifo i soldi, anzi. Chi mi conosce sa che dico sempre che bisogna lavorare con clienti altospendenti, quindi non mi sentirete mai dire non andare da clienti che pagano, anzi, però credo che dovremmo sempre un po' dare anche alla nostra comunità e a livello di contenuti, soprattutto di educazione finanziaria, educazione imprenditoriale, ce n'è veramente tantissimo bisogno in Italia di fare condivisione, di fare diffusione di questi messaggi, perché se ne parla poco, a scuola non si fa mai e le esperienze sono veramente poche per i ragazzi, quindi spesso escono e l'unica opzione che hanno di fronte è quella del posto fisso e oggi come oggi sappiamo che purtroppo il posto fisso difficile per la nostra generazione 20 anni fa, immaginatevi quanto possa essere difficile per quelli che escono adesso, soprattutto quelli che usciranno in piena crisi Covid. Per cui se si può fare qualcosa di positivo, io credo che tutti di noi dovremmo farlo, ci costa veramente poco, ma dare qualcosa alla nostra comunità è qualcosa che poi alla fine ci ripaga sia a livello no, di contentezza e di felicità, sia sì, insomma, perché poi credo che esista un karma, le buone azioni tornano indietro, anche se un altro come un altro famoso detto è tutte le buone azioni restano impunite. Quindi va bene, ora chiudo parentesi, basta citazione. Ringrazio ancora per la vostra presenza, grazie di essere stati qua e ci vediamo prestissimo. Buona serata e buon divertimento a tutti.